Ti hanno mai detto che il tuo prodotto è simile, per non dire identico a quello di altri, però il tuo costa di più e quindi non è conveniente? E come si fa a superare questo tipo di obiezioni? Beh, prima di tutto mostra comprensione, non andare mai in contraddittorio e magari di, beh, qualche somiglianza effettivamente potrebbe esserci, intende dire questo? E ascolta la risposta. Qualunque sia la risposta del cliente. Subito dopo ti suggerisco di utilizzare una tecnica un po' particolare, che se ti piace devi allenarti a mettere in pratica ed esprimere con molta naturalezza e spontaneità. Di al cliente una cosa del genere: signor Rossi, non so lei, ma io non sarei in grado di distinguere un Picasso originale da una copia fatta molto bene. E lei? Probabilmente anche il cliente direbbe: sì, certo, neanch'io, non sono certo un esperto. Eppure, se mettessimo all'asta l'originale e la copia fatta bene, beh, la differenza di valore sarebbe enorme, è d'accordo? Il cliente non può che rispondere: certo che sì. Bene, quindi mi permetta di mostrarle quali sono i reali vantaggi, i reali benefici di quello che le sto offrendo, ok? A questo punto il cliente non può che ascoltarti. Hai appena condiviso con lui il fatto che le cose possono essere simili, ma non sono identiche. Hai appena condiviso con lui il fatto che le cose possono essere simili, ma possono avere un valore completamente diverso. A questo punto il suo livello di attenzione sarà decisamente più alto. Sono Emanuele Maria Sacchi. Buon lavoro.